Ti sei svegliato? Allora, come ci si sente a far ritorno nel mondo dei vivi? Non temere. Io sono un medico. Un medico legale. Di formazione. Mi chiamo Deadman. E ho dimestichezza con i morti. Non quanto te, ovviamente. A dispetto del mio nome, non sono mai morto davvero. Io non lo farei se fossi in te. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? Allora sono prigioniero. Queste non sono manette. Sono dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? Oh, noi. Già, la Bridges. Per l'umanità è l'unica speranza di un futuro. O di evitare l'estinzione, se preferisci. Sì, certo. Dove mi trovo? Che ore sono? Fai come me. Stringile premendo sul polso. In questo modo. Rilassati. Vuol dire che il tuo corpo ha una buona connessione con le Emily. Guarda, guarda! Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. Ovvero sia, lo faremo noi. Siamo qui per aiutarti. Ma che diavolo? Due giorni? In quel frattempo, ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. Tu sei un riemerso. Questo ti rende molto speciale. I tizi dell'smaltimento cadaveri? Central Note è stata spazzata via dalla faccia della Terra. Game over, finito. Al suo posto c'è un cratere. Vi siete salvati solo in due. Tu, per ovvie ragioni, e il tuo bridge baby rotto. È a posto ora. È stato destinato allo smaltimento. Non funzionava più. Perché tenerlo? Abbiamo perso tutti quanti. Non soltanto lo smaltimento cadaveri, ma la mia equipe, il QG, tutta Redford e ogni anima di Central Knot City. Ora la nostra base si trova a Capital Knot City, o per meglio dire, il nuovo quartier generale. Sudbury ci è sembrata la scelta più logica, ma la squadra implementazione è stata decimata. E non c'è molto che possa fare in soli due giorni. Qui la situazione è disastrosa. Per fortuna, il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Mi rincresce dovertelo dire, ma ho già un lavoro per te. Questo segno è del momento in cui sei riemerso? Ah, l'altro come te lo sei fatto? Una donna mi ha stretto il braccio. Ho capito. Soffri di aptofobia. Ecco perché andavi in giro da solo. Così nessuno ti toccava. Cercherò di starci attento, Sam. Allora, devi fare una consegna urgente. Ho bisogno che tu porti della morfina al presidente. Ma quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Knot? No, non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. Il presidente ha un tumore in fase terminale. Versa in gravi condizioni. Ma c'è ancora tempo. Perché io? Senti, Sam, fai come ti ho detto e vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? Perché io non sono qui per davvero. Ti chiedo scusa. Questo è solo un chiralgramma. E ora mi scendono le lacrime.
È una reazione allergica alla trasmissione chirale. In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Ah, ecco la morfina. Allora, la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Ma dai, anche là hanno la morfina. Di che si tratta? Dimmi la verità. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Hai davvero intenzione di rifiutare? Benissimo. Allora ci vediamo nell'area di isolamento. Avvio stazione. Scansione ID Bridges. Controllo ID. Ok. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Ordine di consegna per Sam Porter Bridges. Portare morfina all'area di isolamento per l'immediata somministrazione alla Presidente. Accesso al terminale delle consegne negato. Avvio scansione. Fai buon viaggio. Se ti sei perso, controlla la mappa con le M-Link. Non è difficile trovare l'area di isolamento. Se non ci sai arrivare, puoi impostare segnali e tracciare percorsi. Scopri come funzionano.
se non posso. Sam, è il tuo amico Deadman che parla. Per assicurarti di essere sulla buona strada, controlla la bussola. Ti guiderà sempre senza errori, a patto che tu abbia una destinazione. Central non c'era solo il QG della Bridges. Lì aveva sede anche il movimento ricostruzionista. Se la presidente non avesse avuto bisogno di cure, non sarebbe mai andata via. E quindi neanche noi saremmo andati via. Tutti la stessa tendenza. E non c'è possibilità di recupero? Nessuna, a quanto vedo, no. Va bene, dovremo iniziare a dare disposizione. Sam! Sono io, Deadman. Scusa, mi ero dimenticato. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Grazie. Servirà ad attenuare il dolore. In modo che lei possa parlare con te in questi ultimi istanti. Lei? La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto lei? Non mi sembri vestito per l'occasione. Cambiati prima di entrare.
Quello è il braccio destro della presidente, il direttore della Bridges. Dai Hartman. Ah, tu eri nella Bridges 1. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Quanti sono, Sam? 10 anni? Guardaci, dei senza morte che si rivedono così. Sì, anche io. Sono lieto di rivederti. La presidente ti aspetta. È tua madre, Bridget. Non è molto in sé, ma sono sicuro che ti riconoscerà. Signora Presidente, ecco qui Sam. Ora vi lasciamo soli. Sam, sapevo che saresti tornato. Tu stai bene. Sì, lo so che tu mi odi. Te lo ricordi che Amelie è andata a Ovest? Ci ha messo 3 anni ad arrivare. Sta cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. Insieme ci aiuterete a riconnetterci. Così l'America tornerà unita. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Il paese non ci serve, non più. Invece sì, da soli non c'è futuro. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami. Tu... No! Ti prego. Allora sei disposto ad aiutarmi? No, io... Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Signora Presidente! Oh no! Ok. Dottore, ci serve aiuto! Tutti qui, presto! È in fibrillazione, datemi 150 cc! Non sta rispondendo. Non si lascia!
stiamo perdendo. Ascolta, nessuno deve sapere che la Presidente è morta. Se si viene a sapere, la Bridges è finita. Quello che è successo non deve uscire da questa stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Senza lo smaltimento cadaveri. Per quello siamo a posto. Sam, prima di morire la Presidente ha stretto un contratto con te. Di che stai parlando? Fai parte della Bridges e lavorerai insieme a noi per ricostruire l'America. Credi di potermi assumere, come voleva fare lei? Beh, ci è riuscita. Guarda cos'hai al polso. Se non è simbolico questo, dimmi che cosa lo è. Direttore, il cancro si era esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione e non c'è bisogno di un'autopsia. Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cratere. Cosa volete che faccia? Non abbiamo corrieri in questo momento. E quelli dello smaltimento con cui hai lavorato sono morti. Ma il corpo della Presidente deve essere cremato. La strada da Capital Knot City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. E ora ci si arriva solo a piedi, attraverso i monti. Ma la densità chirale laggiù è fuori controllo. Ci saranno delle CA. Per il lavoro servono dei requisiti, le Dunes, essere riemerso. Quindi io? Perché? Sam, perché sei già in servizio. Mettiti al lavoro. Sam Porter Bridges. Posso dire una cosa? La Presidente Strand credeva nel ricostruzionismo americano. Lei ha lavorato senza sosta per poter riunificare la nazione. Senza di lei la Bridges non esisterebbe. Meriterebbe un funerale con tutti gli onori. Ma questo ora non è possibile. Se lei muore, l'America muore. Senza di lei la Bridges non esisterà più. Ascolta. La cremazione dovrà essere eseguita nella più totale segretezza. Possiamo anche provarci, ma dopo? Chi prenderà il suo posto? Rassegnatevi. L'America è finita. Sam, l'America non è ancora morta. Ma ha detto che morirà se Bridget muore. Anche se lei ci ha lasciato. Una nazione come l'America merita di avere un presidente. Come, che dici? Non parliamo di questo ora. Ciò che conta è che noi porteremo a termine il lavoro di tua madre e ricostruiremo l'America secondo i suoi piani. È per questo che esiste la Bridges. Ora tocca a te fare il primo passo, Sam, e portare il corpo della Presidente all'inceneritore. Se non torniamo a essere uniti, l'umanità non sopravviverà.
Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. L'inceneritore è a sud-ovest. Ricorda che dovrai attraversare il territorio delle CA. Abbiamo costruito l'inceneritore sulle montagne per evitare che la materia chirale contaminasse la città. Non ti sarà facile portare un corpo fin lassù. Sarai monitorato giorno e notte. In caso di problemi ti daremo supporto attraverso le M-Link.